Emergenza migranti, la preoccupazione dei sindaci vicentini che mettono i paletti su numeri e gestione del fenomeno. Insulti discriminatori dagli spalti contro una giocatrice del Vicenza Calcio, il questore mette due DASPO. Scappati dalle fiamme in costume infradito, il racconto di un turista vicentino rientrato da Rodi. Caro spesa, salasso, frutta e verdura, il commento dei vicentini, mai visti prezzi così alti. Primario di neurologia lascia il San Bortolo, l'allarme della UIL Vicenza, perdere un medico è una sconfitta. Brendola, muri staccionate rimesse a nuovo da ragazzi di Cistò a fare fatica, impegnati per il bene comune. TG Vicenza, buonasera e ben ritrovati. L'avete sentito dei nostri titoli in apertura. Apriamo con l'emergenza migranti. Anche questa sera nuovi arrivi infatti e il rischio tendopoli spaventano i sindaci del Vicentino che fanno i conti con la mancanza di strutture e le difficoltà del territorio. Emergenza migranti che potrebbe portare sul territorio regionale fino a 1000 profughi a settimana. Il rischio tendopoli in ogni provincia spaventa anche il sindaco Possamai che rilancia sul modello di accoglienza diffusa. Il rischio tendopoli, il rischio di hub nelle città è reale. Noi abbiamo sempre detto che è la misura peggiore che ci possa essere. Concentrare centinaia di persone, centinaia di richiedenti asilo, tutti nello stesso luogo, in condizioni spesso non degne, sarebbe inaccettabile. Per cui insieme a Mario Conti, insieme a tanti sindaci di colori, politici diversi, con storie politiche diverse, stiamo chiedendo un altro modello, cioè la distribuzione, l'accoglienza diffusa, perché è l'unico modo che c'è per reggere a questa ondata. Uno sforzo che viene richiesto a tutti i sindaci del territorio che fanno però i conti con emergenza abitativa, sfratti e mancanza di alloggi. Vicenza oggi è arrivata al 3 per 1000, quindi la sua quota è interamente adempiuta, lo sa bene il prefetto. Noi abbiamo detto che chiaramente siamo disponibili a fare la nostra parte, al momento l'abbiamo fatta interamente. Intanto da qualche settimana continuano gli incontri convocati in prefettura con i vari sindaci del Vicentino per sondare le disponibilità di alloggi da destinare all'accoglienza profughi, tra cui Marano, che fa parte di un progetto sovracomunale, la tenda di Abramo, in cui sono coinvolti 21 comuni dell'Alto Vicentino. E con questi comuni diciamo chiaramente alla prefettura che noi ci siamo, anche con la logica del 3 per 1000, quindi 3 persone da accogliere ogni 1000 abitanti, ma questa disponibilità c'è alla luce del fatto che noi vogliamo fare la nostra parte, ma in una logica in cui tutti fanno la loro parte, comuni e istituzioni comprese. Noi vogliamo in sostanza poter gestire i fenomeni, non subirli. Sovizzo intanto ospita i 3 migranti recapitati al comune qualche settimana fa, alloggiati temporaneamente in un appartamento messo a disposizione di un privato, e mette in chiaro l'impossibilità materiale a nuove accoglienze. Certamente preoccupa la problematica di un maggiore afflusso. Noi più di questo e di quello che potremmo andare a fare, cioè fino a 6 migranti, non potremmo ospitare perché altro posto non abbiamo. Frasi razziste durante una partita di calcio femminile. Il questore Paolo Sartori ha messo 2 DASPO. Non sono rimasti senza conseguenze i comportamenti tenuti da 2 coniugi residenti in provincia di Pesaro durante l'incontro di calcio femminile tra il Vicenza e la Jesina che si è svolto a Vicenza lo scorso 15 gennaio. Nell'occasione i 2 soggetti, stando a quanto precisato dalla questura, si sono avventati verbalmente con toni violenti, aggressivi, di disprezzo e usando frasi a sfondo razziale contro una giocatrice di colore della squadra vicentina che durante il primo tempo, in conseguenza ad un'azione di gioco fallosa, era stata espulsa dall'arbitro. Tale comportamento, ritenuto inqualificabile, non è sfuggito agli agenti della Digos presenti sugli spalti, i quali, dopo averli fermati, hanno proceduto all'identificazione dei 2, risultati essere i supporter al seguito della squadra avversaria. In considerazione del fatto, il questore della provincia di Vicenza, Paolo Sartori, ha emesso 2 DASPO con il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di 1 anno. Cambiamo ora argomento, vi raccontiamo la storia di un turista vicentino che era in vacanza a Rodi, scappato dalle fiamme della scorsa settimana. Sentite. Hanno visto il cielo coprirsi di una nube di fumo, le fiamme che consumavano la vegetazione avanzando, gli occhi che iniziavano a bruciare, l'odore acre. Da una delle spiagge di Rodi hanno iniziato ad avvertire che il fuoco si stava avvicinando alla struttura dove alloggiavano. Una famiglia vicentina che, come tanti turisti, racconta la disavventura vissuta. Il fumo saliva sempre di più da altre località della zona,
abbiamo cominciato a preoccuparci perché vedevamo delle persone che correvano, chi con bagagli e chi proprio in costume, al che abbiamo deciso di andare in reception e chiedere informazioni. E inizialmente ci è stato detto che la situazione era sotto controllo, ma in contemporanea ci arrivavano i messaggi di alert nei telefonini. Ignari che di lì a poco la situazione sarebbe degenerata e si sarebbe scatenato il fuggi-fuggi. Poi l'allerta, arrivata sui telefonini, ha dato solo conferma a quanto già era in atto. Allora chi armato di valigia, chi solo con infradito costume, i turisti hanno iniziato a riversarsi in strada in attesa di qualche comunicazione e di lì è iniziato il calvario tra autobus, traghetti e nuove destinazioni che hanno portato il gruppo di vicentini sani e salvi a casa. Noi inizialmente, come tanti altri, ci hanno portato in una spiaggia, siamo rimasti lì fino a sera quando sono cominciate le operazioni di trasbordo di donne e bambini verso dei traghetti che erano stati posizionati fuori dall'area. E però sono cominciate le situazioni di panico perché c'era chi spingeva, c'era chi voleva salire anticipando i bambini e le donne stesse. Noi abbiamo preferito tornare sulla strada principale e in quel momento sono arrivati degli autobus che ci hanno portato a circa 20 km a sud. Le strade erano bloccate, non c'era elettricità, quindi c'era una situazione un po' critica, per dire critica. C'erano moltissime valigie abbandonate nella spiaggia, quindi c'era anche il problema di inciampare e quindi c'era una confusione che è quella che normalmente genera anche incidenti di questa importanza. Voltiamo pagina, ve lo stiamo raccontando. Carrello della spesa sempre più pesante anche per i vicentini. Aumentano infatti soprattutto i costi di frutta e verdura. Il costo della vita qui nel Vicentino? Ecco, questo a me sembra, per la mia esperienza, che sia in aumento costante e progressivo, indipendentemente dal calo delle bollette o del gas. I soldi vanno a zero praticamente tutti i mesi quelli che abbiamo di pensione. Sempre più pesante il carrello dei vicentini che fanno i conti con il caro spesa, specie dei prodotti alimentari. Stando ai dati dell'Ufficio Statistica Comunale riferiti al mese di giugno, l'aumento registrato tra i beni alimentari che balza maggiormente all'occhio è quello riferito ai vegetali, aumentati in un anno del 21,4%. Patate, cipolle, insalata, banane, pomodori, ma anche frutta di stagione diventata inarrivabile. Specialmente gli alimentari, la frutta e la verdura, in tutto. Quali prodotti? Le cose primarie, il cibo, costa tutto di più. Frutta, verdura, la pasta, il pane. Sono appena uscito da un'assicurazione, ho visto che la polizza è aumentata di 40 euro circa. E prodotti alimentari. Io sono una che mangia molta frutta e verdura e quella è alle stelle. Vengo da un'altra regione, dal Friuli, ero abituata a comprare al chilometro zero anche con i costi, diciamo, inferiori oltre alla qualità fresca del prodotto. Qui ho tentato di andare al chilometro zero, ma i prezzi sono più alti del supermercato. Abito in Italia 12 anni, sono straniera, sì. Ma comunque posso dire se veramente ultimi mesi, se ho capito bene per prezzi, sì, sono cresciuti, mai ho visto così, che crescono durante, diciamo, periodo qualche mese così alto. In generale tutto, praticamente è una colazione, da 5,80 a 8,50, stesse cose, stanno un'idea. Ecco, questo è il primo passo. Il resto vediamo, in ogni caso vai a mangiare qualsiasi cosa. Ecco, c'è qualche trattoria che mantiene un determinato prezzo, ma credo che siano costretti a scendere a compromessi con la qualità, perché la materia prima è che è aumentata dappertutto. Apriamo ora la pagina della sanità, perché il primario di neurologia lascia il San Bortolo e arriva l'allarme della UIL Vicenza. Sentite. Medici che se ne vanno, una sconfitta per la sanità e per i cittadini che noi rappresentiamo e per i quali siamo molto preoccupati. Medici che se ne vanno nel privato e lasciano il servizio pubblico sguarnito di professionalità importanti e della possibilità di tutti i cittadini di accedere a cure sanitarie in tempi adeguati e tempestivi a seconda delle patologie di ognuno.
Questo è il commento della coordinatrice Will Vicenza alla notizia che il primario di neurologia Francesco Perini lascia il San Bortolo per lavorare in una struttura convenzionata. Si allunga la lista dei medici che abbandonano le strutture ospedaliere venete, commenta. Un'emorragia che tra 2019 e 2021 ha riguardato in Veneto circa 1500 medici. Un problema su scala nazionale, sottolinea il sindacato, che lancia un appello al governo per dare risposte al territorio affinché la sanità ospedaliera pubblica torni ad essere attrattiva. L'appello della Will al governo è che ci sia una concentrazione su questo problema. La regione si sta dando da fare, ma ovviamente deve trattarsi di una politica nazionale intesa a finanziare, a dare risorse per la sanità in termini di contratti, in termini di assunzione di personale, perché questo è indispensabile per garantire il diritto costituzionale alla salute di tutti. Apriamo ora la pagina politica, perché la Commissione Nazionale di Disciplina e Garanzia di Fratelli d'Italia ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di Gio Formaggio riguardante il caso relativo alle presunte molestie, in quanto la vicenda in esame non ha trovato riscontri e mancanza di elementi di prova sull'accaduto è stata disposta con effetto immediato la cessazione di ogni misura cautelare. Così il consigliere regionale è stato reintegrato a pieno titolo nel suo partito. Sentiamo insieme le sue parole appena presa la notizia. Sentite. E mi è appena arrivata la bellissima notizia che finalmente sono stato reintegrato in Fratelli d'Italia, nel coordinamento regionale, nel coordinamento provinciale. Volevo ringraziare Luca De Carlo, Giovanni Donzelli e soprattutto volevo ringraziare la mia famiglia, perché sono stati dei mesi un po' duri. Dirvi la verità, devo ancora capire cosa sia successo quel 7 di marzo. Una pagina brutta, però tutto è bene ciò che finisce bene. Dimentichiamo il passato, andiamo avanti e impegniamoci per i vicentini, per i veneti. Volevo anche ringraziare Rete Veneta che mi ha dato una mano e ha lasciato che dicessi come erano andate veramente le cose. E quindi grazie Rete Veneta, ciao a tutti. Cambiamo ora argomento, siamo a Brendola perché si è concluso nei giorni scorsi il progetto educativo Ci sto a fare fatica. Con la consegna di un buono fatica dal valore di 50 euro e di un attestato di impegno da parte dell'amministrazione comunale ai giovanissimi partecipanti, si è conclusa la prima edizione brendolana del progetto educativo Ci sto a fare fatica. L'iniziativa ha visto impegnata nel territorio una squadra di 10 ragazzi tra i 14 e i 19 anni in attività di piccola manutenzione del patrimonio comunale. I giovani, tutti residenti nel comune di Brendola, hanno scelto di dedicare 5 mattinate del loro tempo libero al proprio paese, sperimentando capacità personali e acquisendo nuove competenze. Si sono prodigati in attività di carteggiatura e tinteggiatura del muro in cemento della scalinata di accesso alla scuola elementare Boscardin, della staccionata in legno del parco della scuola media e della ringhiera della scuola media. Colorata di rosso anche la panchina in piazza del donatore per sensibilizzare sulla donazione degli organi. E soprattutto ringrazio i ragazzi perché hanno dimostrato ancora una volta che quando sono messi alla prova riescono a dare il meglio di sé, riescono a fare veramente cose importanti. L'augurio che faccio è che l'anno prossimo, quando proporremo questo progetto, ci siano molti più ragazzi che partecipino, perché questo dà la possibilità a loro di capire quanto bene il bene pubblico e soprattutto il bene pubblico va rispettato e mantenuto con l'aiuto di tutti. Oltre al ringraziamento dell'amministrazione, per loro è arrivato anche il buono fatica, spendibile per l'acquisto di articoli di abbigliamento, libri scolastici e di lettura, cartoleria a tempo libero nei negozi aderenti. Ai partecipanti sono inoltre riconosciuti dei crediti formativi scolastici. Questo era l'ultimo servizio, ma vi ricordo che questa sera in prima serata torna la grande attualità vista dal Veneto, ma soprattutto dai Veneti con Focus. Ospiti del nostro direttore Luigi Bacialli questa sera, Marcello Obano, Renato Boraso, Fabio Chies, Monica Coin, Alessio Morosine e Rosa Poloni. Da Vicenza è davvero tutto, vi lasciamo ora le previsioni del meteo, grazie per averci seguito e una buona serata a tutti.